Perché siete qui oggi? Allora, siamo qui per difendere il diritto alla salute dei cittadini, siamo qua per difendere i posti di lavoro di personale altamente qualificato nelle nostre strutture, che sono 400 circa in tutta la regione. C'è personale, dottori di ricerca, specialisti, laureati, che chiaramente, se licenziati, difficilmente troveranno una ricollocazione nella regione Calabria. Ma siamo qui soprattutto anche in qualità di calabresi a cui viene sottratto quotidianamente il diritto alla salute. Noi rappresentiamo la specialistica ambulatoriale, cioè rappresentiamo la prevenzione, eroghiamo esami di laboratorio, TAC, risonanze magnetiche, medicina clinica, quindi branchiavista e fisiokinesiterapia. Il commissario Scura ha prodotto un decreto, il decreto 32 del 2017, in cui stabilisce che il fabbisogno minimo per i cittadini calabresi è di 12 prestazioni ad abitanti per la specialistica ambulatoriale. Bene, nel 2016 sono state erogate insieme, pubblico e privato accreditato, soltanto 9, mediamente in tutta la regione. Quindi siamo già di fronte a un settore che è fortemente sottofinanziato ed è un settore che è fondamentale per la prevenzione. Ora, nonostante siano questi i dati ufficiali, il commissario Scura decide di sottrarre ulteriori risorse alla prevenzione e spostarle nell'ospedalità privata, quindi vuole ridurre la prevenzione e incentivare i ricoveri. È evidente che questa è una cosa che quest'atto è un atto illegittimo. Come si tradurrà? Si tradurrà nel fatto che già da luglio non ci saranno più risorse per la prevenzione. Tutti i cittadini che si recheranno da noi nelle strutture, anche se esenti, anche se hanno il diritto di non pagare, non potranno vedere accettate le loro impegnative. Allora, il commissario Scura ha cercato di giustificarsi dicendo che aveva potenziato il pubblico per poter erogare di più. Questo non è vero. Quando è stato pubblicato il precedente decreto era già novembre e i dati della produzione pubblico e privato erano già noti ovviamente alla struttura commissariale, e questi dati dimostravano che insieme eravamo ancora insufficienti come risorse a soddisfare questo fabbisogno.